Buongiorno, sono il dottor Elio Martin, mi occupo da molti anni di oncologia integrata, cioè di quella disciplina che si occupa di associare vari presidi, varie modalità per ridurre gli effetti collaterali di radiochemioterapia, potenziandone l'efficacia e migliorare la cenestesi del paziente oncologico. Che dire, ringrazio il dottor Terziani, i presenti e anche i relatori precedenti, perché come mi viene da dire, era piena di amici una favilla al sole a illuminare la sotterranea notte. È stato veramente illuminante quello che è stato presentato prima come nelle relazioni, e sicuramente mi renderà più facile il compito nella presentazione. La finalità sarà quella di comprendere quali possono essere i presidi di integrazione, di nutraceutica, che si possono utilizzare in oncologia per andare a contrastare quello che viene chiamato effetto Warburg, che Warburg aveva già descritto negli anni 30-40 come effetto epigenetico di un'alterazione del metabolismo cellulare nella cellula neoplastica, in quanto la maggior parte di queste cellule funzionano anche con la glicolisi anche in presenza di ossigeno, e quindi parliamo di glicolisi aerobica. Poi i tre premi Nobel del 2019 hanno messo a punto nell'ultimo ventennio quali sono i meccanismi genetici che sono alla base di queste modifiche nella cellula neoplastica, che però Warburg, come un profeta, aveva già descritto metabolicamente molti anni prima. Ma la medicina integrata entra anche in quelle che sono le strategie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché fa parte della cultura popolare e perché si è visto da numerosi studi che è l'unione che fa la forza, sono le sinergie che migliorano i risultati, questo anche in oncologia. Però bisogna tenere presente una cosa: non dobbiamo parlare di medicina alternativa, ma dobbiamo parlare di medicina integrata, e questo lo dimostrano numerosi studi clinici, come questo studio che è stato fatto, è stato uno studio osservazionale su dati che erano estratti dal National Cancer Database, dove sono stati valutati le sopravvivenze di pazienti con tumori solidi più frequenti, colon, mammella e polmone, perché poi la prostata ha un andamento più indolente, ma questi tre hanno un andamento più rapido, e quindi si era visto cosa succedeva nei pazienti che venivano trattati quando erano stati dopo l'intervento chirurgico, quindi secondo o terzo stadio, pazienti che avevano fatto la chemioterapia adiuvante e pazienti che avevano rifiutato la chemioterapia e avevano fatto la medicina alternativa. Bene, a 7 anni c'era una diminuzione della percentuale di sopravvivenza nei pazienti che avevano rifiutato la chemioterapia. Ma cosa succede se noi integriamo le due modalità? Questo è stato valutato in numerosi studi sul vischio, ma anche il vischio è la pianta più studiata in oncologia, ma anche con l'utilizzo della curcumina più recentemente, ma anche con l'utilizzo della medicina tradizionale cinese. Si è visto che l'integrazione della medicina cosiddetta convenzionale, per me non esistono due medicine, la medicina è una, e quindi l'unione fa la forza, l'integrazione è quella che vince, che dà di più. Infatti c'è questo studio retrospettivo che è stato su 107 pazienti con carcinoma del pancreas. Sappiamo che una delle patologie oncologiche più aggressive e più a rapida evoluzione, ed erano a vari stadi, e pazienti che erano stati trattati con chemioradioterapia e pazienti che erano stati trattati con la medicina tradizionale cinese assieme alla chemioradioterapia. Nella medicina tradizionale cinese in questo caso erano stati utilizzati una quarantina di piante in cui la curcuma era sempre presente, e si era visto che la mediana di sopravvivenza
cioè il tempo in cui metà erano vivi e metà erano morti era significativamente superiore nei pazienti che avevano utilizzato l'integrazione. Quindi oncologia integrata, che fa parte, che è una branca della medicina integrata, cosa significa? Significa utilizzare un gruppo di sistemi o di pratiche terapeutiche che riducono il rischio collaterale di chemioradioterapia, ne potenziano l'efficacia, riducono la chemioresistenza, possono stimolare le difese immunitarie e quindi ridurre il rischio di recidiva e anche migliorare la qualità di vita dei pazienti sia durante la chemioradioterapia sia in fase avanzata assieme alla terapia di supporto. Ma veniamo alla cellula. La cellula per vivere ha bisogno di energia che deve esprimersi necessariamente tra due polarità che noi possiamo chiamare ossidazione e riduzione, equilibrio redox, acido base e equilibrio acido base. Quindi per essere in salute dobbiamo essere in un equilibrio omeodinamico. Quando questo si rompe abbiamo la malattia. E la stessa respirazione cellulare si basa su un movimento di elettroni che avviene all'interno della catena respiratoria, nella membrana interna del mitocondrio, come prima è stato mirabilmente esposto dal professor Miceli, e quindi da questo equilibrio avviene la salute. Ci sono dei sistemi, i sistemi che sono stati descritti prima sono dei sistemi di adattamento. I sistemi di adattamento, sindrome di adattamento descritta da Selye già all'inizio del Novecento, dove avvengono vari fenomeni. Il primo è la stimolazione, ma questi sono finalizzati per esempio negli animali in natura, per esempio alla fuga o alla caccia. Quindi c'è l'evento stressante che è finalizzato all'adattamento, a fare una cosa per la sopravvivenza. Il problema è che noi viviamo in una situazione di distress e quindi questi eventi che portano al fenomeno simpatico-tonico si ripetono di continuo e quindi la situazione di distress avviene mantenuta senza che ci sia la risoluzione. Questo porta alla lunga a una modifica del metabolismo energetico cellulare. Quindi l'evento stressante può portare alla attivazione dei surreni con stimolo di catecolamina e di cortisolo. Si è visto per esempio che il cortisolo è un fattore prognostico sfavorevole se aumentato nel cancro del polmone. E questo genera la gluconeogenesi, che serve proprio per il metabolismo energetico, e nel cancro c'è una avidità maggiore di glucosio da parte delle cellule tumorali rispetto alle cellule normali, proprio perché la cellula tumorale nella glicolisi e nella inattivazione dei mitocondri o ipofunzione dei mitocondri si è visto che produce 4 moli di ATP per mole di glucosio, mentre nella cellula normale vengono prodotte per mole di glucosio 38 molecole di ATP, quindi una avidità 9 o 10 volte maggiore della cellula tumorale rispetto alla normale, e questo spiega anche la funzionalità e il razionale dell'esame che noi facciamo per la diagnostica, che si chiama PET. Ecco, quindi secondo Warburg la maggior parte dei tumori traggono la loro energia dalla glicolisi, anche in presenza di ossigeno, chiamiamolo effetto Warburg. Ma cosa si è visto? Si è visto che anche nelle prime fasi dello sviluppo delle cellule, nelle cellule staminali, c'è una ipofunzione, è una scoperta recente del 2011 mi sembra, hanno una ipofunzione mitocondriale. Quindi concordo col professor Biava, che lui anni fa aveva ipotizzato che la cellula tumorale fosse una cellula indifferenziata e mutata e alterata dal suo cammino evolutivo,
e quindi aveva ipotizzato la possibilità di spingere la differenziazione, e questo era stato fatto con un polipeptide che viene chiamato Life Protecting Factor e che veniva estratto dalle cellule embrionali, perché questa è stata un'intuizione, proprio perché dire nell'embrione ci deve essere qualcosa che spinge la differenziazione. Lui aveva individuato questa proteina che viene oggi utilizzata in oncologia integrata. Dei trasportatori di glucosio si era già parlato, volevo solo dire che ci sono quattro tipi però i principali sono quattro tipi di trasportatori di glucosio: ci sono gli insulinodipendenti e gli insulinoindipendenti, poi c'è uno bidirezionale che è a livello del fegato e serve anche per la gluconeogenesi. Ma quello che a noi interessa in oncologia è sono soprattutto gli insulino indipendenti, GLUT3, ma soprattutto GLUT1, che sono overespressi nelle cellule tumorali perché devono introitare più glucosio per vivere. Inoltre vivono come? Con la glicolisi, perché il mitocondrio è inibito, e c'è una tappa fondamentale della glicolisi dove è coinvolta l'aldeide 3-fosfoglicerica, che viene trasformata in 1,3 di fosfoglicerato tramite un enzima che si chiama aldeide 3-fosfoglicerica deidrogenasi. Questo enzima si è visto che, tra l'altro, è inibito dalla vitamina C nelle cellule tumorali. Ecco, poi ci sono anche altre funzioni. C'è da dire che questo passaggio della glicolisi va a ridurre una sostanza che dovrebbe fornire gli equivalenti riducenti al mitocondrio, che si chiama NAD, nicotinamide adenin dinucleotide, che viene ridotto a questo livello, e poi però per far rifunzionare la glicolisi deve essere necessariamente ossidato, ma il NAD non viene solo fornito da questa via, viene fornito, prima avevamo visto che si era parlato del ciclo del pentoso fosfati, dove viene prodotto il NADPH che serve per la sintesi degli acidi grassi, e poi c'è la beta ossidazione. Tramite la beta ossidazione degli acidi grassi viene anche fornito il NAD ridotto. Mentre nella sintesi degli acidi grassi c'è una via importante, dove dal farnesile, che è un prodotto intermedio del metabolismo degli acidi grassi, viene fornita la catena laterale dell'ubichinone, mentre la catena ciclica deriva dalla tirosina, e questo è importante per la respirazione cellulare. Quando noi, per esempio, utilizziamo le statine per l'ipercolesterolemia, dovremmo sempre associare la somministrazione di coenzima Q10, perché bloccando a monte la via metabolica viene bloccato anche la fornitura di coenzima Q10. Ma quali sono i meccanismi di ossidazione del NAD? Sono due. Uno è la cessione dell'equivalente riducente all'interno del mitocondrio, e l'altro è la sua ossidazione a livello della riduzione del piruvato in lattato. Allora, la prima avviene tramite due sistemi, perché il NAD è impermeabile, non può passare attraverso la membrana cellulare, e avviene tramite due sistemi. Il primo si chiamano sistemi pendolari o sistema spoletta. Il primo è il diossiacetonfosfato glicerolo 3-fosfato, che avviene tramite un enzima che si chiama glicerolo 3-fosfato deidrogenasi. Glicerolo 3-fosfato deidrogenasi, che utilizza il NAD, ma utilizza anche il FAD, che deriva dalla vitamina B2 o riboflavina. La glicerolo 3-fosfato deidrogenasi viene attivata dagli ormoni tiroidei, e quindi comprendiamo perché l'ipertiroidismo stimola il metabolismo, c'è un aumentato metabolismo, e questo enzima è inattivato nei tumori, quindi questo spiega
questo è un primo blocco che avviene in oncologia. D'altro sistema più complesso è il malato aspartato, dove avvengono delle trasaminazioni, ci sono vari enzimi tra cui anche l'AST, quindi comprendiamo come nella citolisi le transaminasi sono aumentate. L'altra via di ossidazione del NAD è la riduzione del piruvato. Questo avviene fisiologicamente a livello muscolare perché grazie al lattato deidrogenasi. Il lattato deidrogenasi è un enzima, è un tetramero, però sono cinque diversi isoenzimi. L'isoenzima muscolare si chiama lattoico deidrogenasi 5 ed ha una maggiore affinità per il piruvato, quindi spinge la reazione verso il lattato e che poi viene riconvertito, viene captato dal fegato e viene immesso nella gluconeogenesi tramite la lattato deidrogenasi epatica, che è diversa, e quindi abbiamo la formazione del glucosio. Ma in oncologia c'è una iperattivazione, un aumento della lattico deidrogenasi. Spesso noi oncologi lo consideriamo un marcatore indiretto, ma in particolare se andiamo a fare gli isoenzimi vedremo che è aumentata la lattico deidrogenasi di tipo 5. Ecco, dicevamo che la cellula deve ottenere l'energia, la maggior parte dell'energia della cellula si ha tramite l'ATP. ATP che viene formato per fosforilazione dell'ADP con vari meccanismi. Il primo è la fosforilazione a livello del substrato che avviene tramite la glicolisi anaerobica, ma anche tramite il ciclo di Krebs. E l'altra è più importante perché va a sintetizzare il 90% delle cellule di ATP, avviene nella catena respiratoria e si chiama fosforilazione ossidativa. Perché il mitocondrio funzioni, perché il metabolismo mitocondriale funzioni, come si era detto prima, è necessario che ci sia un introito, che ci sia una funzione, una funzionalità di un complesso enzimatico che si chiama piruvato deidrogenasi, perché va a ossidare il piruvato, a decarbossilarlo e va a fornire la sintesi di acetilcoenzima A che permette l'ingresso in circolo nel ciclo degli acidi tricarbossilici. Quindi, però questo enzima ha bisogno di alcuni coenzimi, di cofattori per funzionare, che oltre al coenzima A sono la vitamina B3 che da cui dipende il NAD, la vitamina B2 da cui dipende il FAD, l'acido lipoico e la tiamina pirofosfato o vitamina B1 pirofosfato, che si utilizza tra l'altro, noi l'abbiamo utilizzata nelle neuropatie da platino con degli ottimi risultati. Ma questo complesso viene inattivato dalla fosforilazione, c'è un enzima regolatore che si chiama piruvato deidrogenasi chinasi ed è iperattivo nelle cellule tumorali. Qui vediamo la catena respiratoria, vediamo come gli equivalenti riducenti forniscono i protoni alla catena respiratoria e anche il flusso di elettroni in quello che viene chiamato mitochondrial electron tunneling, perché gli elettroni lavorano per quanti di energia. Quindi il NAD fornisce gli equivalenti riducenti al complesso 1, il FAD al complesso 2, tramite l'ubichinone che viene ridotto a ubichinolo c'è un movimento di elettroni che alla fine vengono ceduti al citocromo C, che tra l'altro è implicato in quella che viene definita apoptosi intrinseca o mitocondriale, e alla fine tramite il fattore 4 che si chiama anche tramite il fattore 4 c'è la cessione all'ossigeno, che è l'accettore di elettroni.
diciamo tre di questi, di questi complessi, 1, 3, 4 pompano il protone nello spazio intermembrana, viene formata un'energia elettrochimica che va a stimolare la formazione di ATP tramite la fosforilazione ossidativa tramite l'ATP sintetasio complesso 5 o particella F0-F1. Veniamo sopra, che ci sono definiti anche i meccanismi genetici descritti dai tre premi Nobel e illustrati prima dai relatori che mi hanno preceduto, che quindi non sto a ripetere. Quindi in questo senso la malattia oncologica, come il professor Robustelli sosteneva parecchi anni fa, ho sentito a un congresso negli anni 80, lui diceva la malattia oncologica è una malattia sistemica ab initio e si può concordare pensando appunto ai danni metabolici, alle alterazioni metaboliche che possono precedere l'evento che poi noi clinicamente diagnostichiamo. E cosa dobbiamo fare dal punto di vista, cosa possiamo fare dal punto di vista terapeutico? Dobbiamo mettere in atto tutte quelle possibilità che mi vanno a riequilibrare il metabolismo energetico. Ecco, andiamo direttamente, ecco questo. Ecco, di questo volevo un attimo parlare, della pathway che va ad attivare la, perché oggi siamo nella target terapia, nella target medicina. E una delle vie di attivazione della glicolisi, della glicolisi del metabolismo della cellula cancerogeno è la via che parte dalla tirosinchinasi di membrana, che può essere anche un epidermal growth factor, che va a stimolare varie proteine, vari fattori antiapoptotici, come la fosfinositol 3 chinasi, l'HPT che è chiamata anche protein chinasi B, l'mTOR di cui si è parlato prima, e quindi con attivazione di vari oncogeni, tra cui il CIMIC, l'NFKB o fattore di trascrizione nucleare, e l'IF1, quindi con blocco della respirazione cellulare e della fosforilazione ossidativa. Ma questa via va anche ad attivare l'introito del glucosio nella cellula e anche la liberazione del lattato che viene estromesso dalla cellula e va a infiammare il medium. Quindi perdiamo la possibilità dell'apoptosi, perché non funziona più il mitocondrio, non funziona più l'apoptosi. Apoptosi che è diversa dalla necrosi, perché la necrosi dipende da un danno della membrana cellulare che di solito è depolarizzata nelle malattie cronico-degenerative, e quindi la necrosi avviene per lisi della membrana cellulare, quindi fuoriuscita del contenuto cellulare e reazione flogistica. L'autofagia, ne ha parlato prima la professoressa quando parlava della restrizione calorica, e l'apoptosi invece è la morte cellulare programmata che noi dobbiamo augurarci, perché quando una cellula è senescente deve essere eliminata, mentre questa funzione è persa nella cellula tumorale che diventa immortale. Ed ha due vie, la via intrinseca o mitocondriale, che viene coinvolta la P53, che attiva la BAX, che è una proteina pro-apoptotica, e da qui avvengono una serie di eventi che culminano con l'attivazione della caspasi 9, che va a indurre la morte cellulare programmata. Bene, molte sostanze come la curcumina sono pro-apoptotiche perché attivano questa via intrinseca, ma la curcumina attiva anche la via estrinseca che dipende dall'antioncogene FAS, dal FAS ligando, e che attivano la cascata delle caspasi 3 e 8. Quindi dobbiamo combattere l'infiammazione, modulare anche il sistema immunitario per fare una razionale terapia integrata tener conto di quello che è l'asse psiconeuroendocrino e immunitario, perché abbiamo parlato prima degli eventi stressanti mantenuti, quindi in questo è coinvolta anche la PNEI, e c'è come vedremo una gerarchia nel utilizzo dei rimedi secondo la PNEI.
di cui il professor Lissoni è maestro in questo senso. Ecco, vari antiossidanti, diremo la vitamina C, la vitamina E, ma soprattutto i tocotrienoli, perché i tocotrienoli, la vitamina C e la vitamina E non ha una proprietà antiapoptotica che invece hanno i tocotrienoli. Il tocotrienolo è una vitamina E con tre doppi legami nella catena laterale e deriva soprattutto dalla parte nobile dell'olio di cocco, ma anche da una pianta sudamericana che si chiama Bixa orellana. Noi lo usiamo molto in terapia e si è visto che facilita, aumenta l'efficacia della chemioradioterapia. La vitamina D, la melatonina. Questi sono tutti i rimedi che hanno un'azione anti-effetto Warburg, il SOD, il coenzima Q10 e dei fitoterapici come il tè verde, la quercetina, la curcumina, il CBD e alcuni micoterapici. Ecco, questa è una sostanza che si chiama dicloroacetato, che è stata utilizzata in clinica perché va a contrastare l'effetto Warburg inibendo la piruvato di idrogenasi chinasi e quindi riattivando la piruvato di idrogenasi. Anche l'acido lipoico ha un effetto anti-Warburg, ma ha anche un effetto antiradicali liberi e si usa anche nelle neuropatie iatrogene. Ecco, e qui sono e qui è la parte finale della catena, della cascata dell'attivazione dell'effetto Warburg, i geni che sono coinvolti, cioè IF1 che attiva il piruvato di idrogenasi chinasi che inattiva il piruvato di idrogenasi, e ci sono varie sostanze che vanno a inibire l'IF1 come l'epigallocatechina galato, la curcumina, la berberina, la quercetina, abbiamo detto prima, il resveratrolo e anche la vitamina C, ma ci sono anche degli altri rimedi che vanno a modulare e a bloccare la glicolisi, uno può essere il maitake, ma anche il Ganoderma sinensis, che sono dei micoterapici, ma anche la vitamina C come abbiamo detto prima. Ma ci sono anche altre sostanze in natura come l'alga rossa, l'estratto di alga rossa che si chiama anche Lithotamnium calcareum, è stata utilizzata in soluzione, è ricca di minerali e anche di enzimi, ed è stata utilizzata in soluzione con solfato di deuterio e si è visto che ha un'azione di inibizione di crescita in varie linee cellulari, sia nei tumori solidi sia nelle cellule leucemiche. Sembra che vada a inibire l'effetto Warburg a vari livelli, va a inibire l'attivazione del GLUT1, della lattico di idrogenasi e anche l'IF1. E si è visto che riduce anche la vitalità delle cellule leucemiche in vitro, promuovendo l'apoptosi. Questo complesso ha anche un'azione antiossidante, quindi anche anti-aging, si è visto che aumenta la disponibilità di glutatione ridotto e questo è molto interessante perché riduce gli effetti collaterali di chemio e radioterapia senza però inficiarne l'efficacia. D'altronde dalle nostre osservazioni in clinica abbiamo visto sia come gruppo di studio Artoi, Associazione di Ricerca in Terapia Oncologica, sia come osservazione in oncologica integrata, scusatemi, sia in clinica, anche utilizzando il glutatione a 600 mg al giorno per via parenterale in pazienti in chemioterapia adiuvante, non inficiava la risposta, ma anzi in molti casi c'era comunque la remissione completa prima dell'intervento chirurgico e senza che il paziente avesse grossi effetti collaterali. Ma anche questo integratore ci ha dato dei buoni risultati, addirittura un effetto secondario che ho osservato una settimana fa in una mia paziente che lo prendeva perché era in chemioterapia, dice: dottore, ci vedo meglio perché lei aveva un'alterazione del vitreo e probabilmente con questo rimedio c'era stato un miglioramento anche delle funzioni dell'apparato visivo. Dottor Martina, ancora 5 minuti. Perfetto, la ringrazio.
del resveratrolo abbiamo già parlato prima, c'è un derivato del resveratrolo che si chiama polidattina e che si estrae da una pianta che si chiama Polygonum cuspidatum, che è ancora più biodisponibile del resveratrolo, perché il resveratrolo è importante ma ha una minor diffusione, invece la polidattina passa anche la barriera ematoencefalica ed è stata utilizzata assieme ad altri rimedi, perché la terapia deve essere complessa, deve essere sinergica, non è mai un rimedio solo che viene utilizzato, dal gruppo del professor Bonucci nella gestione dei glioblastomi, e si è visto che in associazione alla chemioradioterapia questo complesso di sistemi, tra cui curcumina e polidattina, aumentano la sopravvivenza significativamente. Di tocotrienoli avevo parlato prima, ci tenevo a dire che attivano la MPK, di cui aveva parlato prima la professoressa, e bloccano la HPT pathway, quindi inibendo l'IFE 1, e quindi hanno un'azione anti Warburg. D'altronde i tocotrienoli hanno anche un'azione immunostimolante, perché si è visto che nell'effetto Warburg, con l'aumento dell'IFE 1 tramite la adenosina pathway, c'è una inibizione dell'immunosorveglianza. Quindi c'è un'inibizione sia dell'attivazione dei linfociti T citotossici, ma c'è anche una produzione di PDL1, che è un checkpoint inibitorio del sistema immunitario. Ma il tocotrienolo inibisce anche la PDL1, come nuovi farmaci che si utilizzano nel carcinoma del polmone e del melanoma, che hanno cambiato la prognosi, di cui il capostipite è il nivolumab. Bene, i tocotrienoli e la curcumina potenziano questi effetti. Anche i tocotrienoli hanno un effetto, i retinoidi hanno un effetto anti-Warburg, come anche la vitamina D, calcitriolo, riduce l'espressione dell'oncogene MYC e aumenta l'IFE 1, ma anche la melatonina riduce l'IFE 1 e il fattore di crescita per gli endoteli. La melatonina fa tante altre cose, ha un'azione pro-apoptotica, regola il ritmo sonnolveglia, regola il sistema immunitario, fa tante altre cose, comunque è sinergica con la curcumina, l'epigallocatechina, la quercetina e anche il cannabidiolo o CBD hanno un'azione antiapoptotica. Questo è lo studio che dimostra la sinergia tra la melatonina e la curcumina. E prima parlavamo della PNEI, e c'è una importante regolarla, perché spesso la PNEI è alterata molto, molto spesso, e questo è stato dimostrato dagli Sony all'inizio degli anni 2000 nei pazienti oncologici. Quindi è importante ripristinarla, come che la PNEI fosse lo specchio del vissuto psicospirituale della persona ammalata. Quindi fattori che regolano endogeni prodotti dal corpo umano, come la melatonina, la 5-metossitriptamina, l'anandamide, poi altri ormoni che modulano il sistema neuroendocrino, che si possono utilizzare, l'ossitocina, la vitamina D vista come ormone, e i cannabinoidi endogeni e esogeni, ma soprattutto il CBD. E poi le piante che agiscono in questo senso, come la boswellia, la curcumina, il vischio, la graviola, l'uncaria e il tè verde. Ecco, quindi nella gestione dobbiamo vedere la persona nel suo insieme, perché abbiamo parlato finora del metabolismo energetico cellulare, ma c'è anche l'attività volitiva della persona, l'attività psicobiologica che dobbiamo tenere presente. Dobbiamo tenere presente sia il metabolismo, sia il bilancio immunitario, sia il bilancio del microbioma, perché si è visto che c'è una comunicazione tra il microbioma e il mitocondrio. Il bilancio acido-base, il bilancio redox, ma anche lo stato psicoemozionale, perché si è visto che nei fattori di guarigione, voi sapete ci sono delle regressioni spontanee che in letteratura sono descritte nel 10-11 per mille dei casi.
Bene, vi invito a leggere questo libro bellissimo della Kelly Turner, che è una psico-oncologa americana, si chiama Radical Remission, dove lei ha intervistato circa, ha già lavorato 10 anni per fare questo lavoro, ha pubblicato nel 2004, purtroppo non c'è in italiano, dove lei ha evidenziato che in questi pazienti che erano guariti spontaneamente avevano cambiato 9 cose, tutti avevano cambiato 9 cose nella loro vita. 3 erano di ordine fisico, cioè erano l'alimentazione, avevano assunto degli integratori e avevano quelli che potevano fatto movimento, ma gli altri sette fattori erano di ordine psico-emozionale e spirituale. Quindi è importante non solo l'integrazione, che sicuramente fa parte di questa nuova scienza, nuova o antica chiamiamola, che è la medicina e oncologia integrata, ma è importante anche il ruolo del terapeuta, il ruolo del medico, perché molto può fare la sua umanità quando si approccia al paziente, perché non è solo un ammalato, non è solo un organo che soffre, ma è una persona. E vi ringrazio per l'attenzione.